importante, questo è stato ricordato poco fa, che di un palazzetto dello sport, un pare 20, si parla da molto tempo. Io sono entrato per la prima volta in consiglio comunale nel 2012 e però già in realtà se ne parlava da anni precedenti. Ecco, questo è un risultato importante anche perché avviene con diciamo una procedura per le proprie finanze che impegna una società, in questo caso la stessa che guida la società di basket, quindi con capitale privato, con un finanziamento anche regionale, quindi con una spesa molto limitata da parte dell'amministrazione. È un'occasione di sviluppo per la città, la squadra sta andando molto bene, tutti siamo contenti. E questo palazzetto quindi darà la possibilità anche di creare ulteriori occasioni, sia io spero per i lavoranti della squadra, ma anche per la città, eventi culturali, concreti, insomma tutto quello che si può muovere in economia attraverso un para evento. Al di là di tutto, ecco, mi sembra quindi questo è un augurio ovviamente alla città di Venezia, alla squadra di basket che potrà giocare magari accompagnata da 6.000 tifosi, accogliendo anche tutte quelle richieste dei tanti tifosi di basket in Puglia, che ovviamente nel palazzetto piccolo non hanno la possibilità di sentire la squadra. Ma come abbiamo anche sentito dal presidente della Federazione Italiana Basket, dove si dà la possibilità di poter vedere qui anche la nazionale di basket, magari incontri internazionali. Io su questo devo dire che dobbiamo ringraziare anche la Regione Puglia, il presidente Vigliano, che ha fortemente voluto un palazzetto a Brindisi, questo abbiamo visto in un incontro ad aprile, proprio in regione in cui erano state costruite appunto delle occasioni sia per la città di Brindisi per quanto concerne il palazzetto, sia per quanto concerne la città di Lecce, che aveva lo stadio con la squadra in Serie A. Quindi c'è un'attenzione della regione allo sport, alle nostre città, e su questo è importante. Rispetto a quello che si dice, io vorrei anche segnalare, questo è anche un punto che noi siamo contenti, diciamo, questo rapporto con la regione, che rispetto a tante polemiche, questa volta veramente a tante falsità che si sentono in giro, io vorrei dire che si sta lavorando molto bene, cioè è solo un anno che siamo qui. Guardate, in questo anno portiamo a casa progetti che varrebbero da soli magari anche un mandato. Abbiamo il palazzetto dello sport, abbiamo sentito negli scorsi giorni, 4-5 giorni fa, RFI che sta procedendo nel progetto di collegamento ferroviario con l'aeroporto, 80 milioni di euro. Il progetto adesso è allo stato di progetto definitivo e verrà presentato nei prossimi giorni, ci è stato detto, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a Roma, aprendo poi la strada, la conferenza dei servizi, l'acquisizione dei pareri e tutto quello che c'è. Cioè il progetto va avanti, sono 80 milioni di euro. Abbiamo fatto una delibera con un accordo anche questo con la regione per poter far sì che le opere previste nel vecchio progetto Shuttle possano permanere qui a Brindisi sotto forma di miglioramento della viabilità cittadina, senza il servizio ovviamente di collegamento verso l'aeroporto, ma sono opere importanti, rotonde, strade, piste ciclabili, circolare del mare. Parliamo di altri 30 milioni di euro che sono a disposizione della città. La regione, in un accordo che firmeremo, abbiamo fatto una delibera di giunta, poi anche col governo, decide di dare priorità alla città di Brindisi e rimanere qui in questi fondi. Quindi 80 sullo shuttle, scusate, sul raccordo ferroviario e altri 30 sullo shuttle. Abbiamo chiuso un accordo, sempre che quest'anno con la regione per il finanziamento del ciclo dei rifiuti. Abbiamo altri 33 milioni di euro sulla città di Brindisi. L'Ager un mese fa ha pubblicato una gara finanziando con 180.000 euro della regione Puglia la progettazione per l'impianto di compostaggio, biostabilizzatore, recupero di materia, sui quali, consigliere Giuliano, io ho detto che diminuirà la TARI, questo che si impatta in elettorale, no? Così, diminuirà la TARI quando avremo la possibilità di avere le impiantistiche di
neanche 200 euro a tonnellata. Avremo un impianto comunale, stiamo lavorando con la regione per una gestione pubblica di un impianto pubblico. Sono altri 33 milioni di euro. E due giorni fa in regione una delibera regionale apre la strada al PTA di Suma. Nel vecchio piano di riordino ospedaliero c'era scritto che la città che ha l'ospedale non poteva avere punti di assistenza territoriale. C'è una modifica del piano di riordino ospedaliero espressamente per Brindisi, in cui il di Suma si avvia a diventare un PTA. Quello che avevamo detto in campagna elettorale della città della salute, su cui il direttore generale Pasqualone ci dice che ha a disposizione 11 milioni di euro. Guardate, se li mettiamo già insieme, palazzetto 11, 80 RFI, 30 sciatto, 11 di Suma, 33 di 5 di RFI, fatevi un po' i conti. Però poi abbiamo l'ex ostello della gioventù su cui abbiamo ottenuto 1 milione di euro di finanziamento, abbiamo l'apertura di Palazzo Guerrieri con ulteriori 1 milione di euro di finanziamento che ci è stato accordato in una riprogrammazione, abbiamo vinto, si ricorda consigliere Gianni, quei progetti del PON legalità del Casale, ne comunico, sono stati approvati tutti e tre, 1,6 milioni di dormitorio nella zona dormitorio, 480.000 per la delegazione del Casale e altri, non ricordo, 200-300.000 sui due appartamenti ben confiscati alla mafia, sempre al Casale, per la rigenerazione e per la possibilità di avere case di solidarietà, diciamo, di solidarietà. Abbiamo inoltre avviato sull'infrastrutturazione sociale 2.400.000 euro per la rigenerazione della commenda, della ex scuola Camassa, per la scuola di Via Sele e per il centro di dinamicizzazione a Tutudano. Abbiamo in azione in arrivo le nuove isole ecologiche, sempre sul finanziamento regionale, e stiamo completando la firma del disciplinare con la Regione Puglia dei 5 milioni di euro della rigenerazione del paradiso. Scusate se è poco, in solo un attimo.